Ciao Marcello, sono J. Anthony per voi, buonasera a tutti, è finita la partita da un'oretta circa, Juve-Napoli 3-1, finalmente insomma, per fortuna siamo riusciti a ribaltare il risultato dopo un 1-0 iniziale partenopeo. Innanzitutto ci tenevo a ringraziare Delio Postman per avermi aggiunto al clan dei selfisti. E per la sua dedizione, insomma, che dedica, appunto, scusate il gioco di parole, appunto per il clan dei selfisti, e, insomma, veramente una persona squisita. E J. Anthony per voi, insomma, una partita, complicata, soprattutto nel primo tempo, dove il Napoli ci ha messo un po' sotto, e dove noi abbiamo sbagliato l'approccio, vuoi per il modulo. Un'altra volta sbagliato da Allegri. Io Allegri l'ho sempre difeso e lo difenderò sempre. Ho fatto le guerre per Allegri, però basta questo 3-5-2. Cioè, veramente è da mettere nel cassetto e non riaprirlo più, perché veramente insomma, lancia un messaggio sbagliato alla squadra, si è visto oggi, e appunto mette in difficoltà tutta la squadra. E oggi nel primo tempo si è visto, infatti, quando nel secondo tempo è entrato Quadrado, siamo passati al 4-2-3-1, modulo che ci ha contraddistinto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Abbiamo svoltato completamente, siamo tornati la squadra che abbiamo imparato ad apprezzare nelle ultime settimane, nelle ultime uscite, insomma. Una squadra che va a 100 all'ora, beh, oddio, 100 all'ora no, però comunque un buon ritmo e tante occasioni da gol, tante occasioni da gol. Per le classiche polemiche io non mi va tanto di parlarne, perché tanto non li smuoverai mai. Gli anti-juventini non li smuoverai mai. Loro hanno ragione a prescindere, perché la Juve ruba. E quando succede al Napoli, all'Inter, al Milan, alla Roma, alla Lazio, alla Fiorentina, va tutto bene contro di noi. Poi, se dovesse succedere una cosa, un favore alla Juve, la Juve ruba, processi, sentenze, mica sentenze, interpellanze parlamentari. Poi, giudicando negli episodi, il rigore su Quadrado c'era. Il rigore del Napoli poteva starci, però ci stava pure un rigore su Dybala nel primo tempo. E quindi un po', diciamo che è andata un po' a, come dire, un po' a pareggiare, diciamo, l'esito, insomma, l'esito appunto degli episodi, insomma. Poi c'era anche il gol in fuorigioco del Napoli, non dimentichiamocelo. Andatevelo a ricordare queste cose dopo la partita, non ricordatevi soltanto quello che succede pro Juventus. Per oggi è tutto, io andrei anche a dormire che ho una giornata di lavoro alle spalle. Vi ringrazio, bella a tutti, J. Anthony per voi, fino alla fine Forza Juve.